nascono da Belinda Jim. Hortensia Guallo, Star FKS, Iron Griffin, seconda fila, Niagara Lux e Indy Kronos. Esterno velocissimo IM Griff di Pacca al comando su Manolete. IM Griff in vantaggio, Manolete di rincalzo. Terza posizione alla corda per Ottone Jet, mentre al largo è Oblio De Venti, seguito da Hortensia Gual. Siamo al passaggio di fronte alle tribune, purtroppo non ho la prima frazione, il quarto dai 200 ai 600 iniziali in 34, quindi potrebbe essere un 44 per i primi sei, considerando un 14 scarso a partire, con Ian Griff in vantaggio davanti a Manolete e Ottone Getto, Oblio De Venti all'esterno, seguito da Hortensia Gual. Via via il resto del gruppo chiuso da Nadir De Venti e infine Niagara Lux. 59 e mezzo gli 800, il chilometro direi nell'ordine del 14 spiccioli, 1 minuto e 4 decimi da 200 ai 1000 iniziali, Ian Griff in vantaggio a 4,50 alla conclusione, Manolette di rincalzo, poi Ottone Jet, lo scatto in terza ruota di Hortensia Guallo, un paletto in 14,6 per la retta di là, IM al comando, poi Manolete, Hortensia all'esterno, ancora Ottone, stanco Oblio De Venti, ha girato in terza anche da Indy Kronos, ingresso della retta di arrivo, Ian Griff al comando su Manolete, Hortensia qualche prova all'aggancio, poi Ottone getta a centropista, Indy Kronos, Ian Griff al comando, Hortensia prova l'aggancio, Ian Griff si difende di dentro Manolete, IM Griff si salva da Manolete, poi Hortensia Gualla al terzo posto, quindi New Star FKS in linea con Nadir De Venti, che ha guadagnato lungo lo steccato. IM Griff vince con Maurizio Cheli per i colori della scuderia Alto Mare, Barbieri il trainer. La media dovrebbe essere intorno all'1,13 e mezzo, direi, qualcosa del genere. La quota al totalizzatore per Ian Griff è di 2,71.